Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come arrivare al Matsui Bekkan Hanakanzashi Ryokan. Praticamente arrivate qui alla metropolitana uscita 6 della fermata Karasuma Oike, salite praticamente queste scale e andate a destra, non a sinistra ma a destra, e seguite questa grande strada. In questa strada, praticamente andando avanti, si potrebbe arrivare anche al mercato di Nishiki, che si trova qui veramente a poco più di 5 minuti a piedi. Il mercato di Nishiki è un mercato tradizionale secolare, veramente molto affascinante. Se venite a Kyoto vi straconsiglio il mercato di Nishiki insieme a tutte le altre cose che trovate sul mio sito www.marcotoni.it. Adesso vedrete che in pochi istanti arriveremo a destinazione. Qua non è che ci siano tantissimi ristoranti, tantissime cose, beh, l'immancabile Starbucks ovviamente c'è, ma non è che ci sia chissà che cosa in questa zona, ovviamente un po' di cosette così per mangiare qualcosa sì, ma il tutto in particolare si sviluppa poi verso quella zona della città, da quella parte, in cui arrivate veramente in pochi istanti a piedi. Quindi adesso io praticamente procedo in questa direzione che vi ho fatto vedere, poi magari segnatevi su una mappetta tutte queste varie indicazioni che vi do e che vedrete che vi aiuteranno tantissimo. Eccomi qua attraverso la strada e andiamo in quella strada che vi ho indicato poco fa. Quindi faremo tutta questa strada abbastanza tranquilla. Vedete, siamo non in periferia, però è una strada secondaria questa, un po' più tranquilla appunto rispetto a tutto il casino, al marasma centrale. Ottimi posti appunto per fare questa esperienza del Ryokan, che non deve essere in una zona incasinata, ma deve essere in una zona un po' media. Intanto vi faccio vedere anche così qualche scorcio, tanto per farvi capire che quando sarete in questo ryokan qua vicino sarete catapultati proprio nelle vere tradizioni di Kyoto. Guardate che bello qua, vi faccio vedere proprio per farvi capire dove state andando a prenotare. Secondo me è importante capire che quando andate a prenotare questo ryokan non state prenotando Disneyland, con tutto il rispetto per Disneyland, ma voglio dire, non state prenotando una cosa finta, una cosa capito? State prenotando veramente un'esperienza che vi si scolpirà nel cuore, e perché vedete, in un attimo arrivate in posti come questo che veramente sono affascinanti. Ritorniamo sulla stradina per non perdere il filo del discorso e vi porterò verso il vostro ryokan tra poco. Quindi proseguiamo da questa parte. Poi è importante vedere che veramente si tratta di pochissimi minuti a piedi dalla metropolitana. Poi è chiaro che se avete voglia di prendervi un taxi, magari farvi portare direttamente, magari questo video non vi interessa, però credo che questo video sia comunque interessante perché vi può far vedere proprio cosa si trova intorno a dove state andando a prenotare. E questo lo vedete un po' con tutti i ryokan, gli hotel, le varie cose sul mio sito, perché cerco di dare appunto un'ampia panoramica di tutto quello che è il Giappone. Intanto faccio un po' di attenzione perché ho già rischiato 10.000 volte di essere investito facendo i video, quindi è meglio fare un po' quei furbetti, diciamo. Quindi vedete, sempre diritti, e quasi ci saremo, e non preoccupatevi perché manca veramente, veramente, veramente poco. Kyoto, città molto affascinante, poi ovviamente qui le zone queste sono comunque di città, perché Kyoto è una grande metropoli, ma
a tutti questi ryokan affascinanti che proprio si contrappongono al Giappone moderno e vi fanno vivere esperienze di totalmente altre epoche. Vedete, poi appena arrivata questa strada laterale, questa strada che si incrocia, mancherà veramente poco. E pian piano ci saremo, Pian piano. Eccoci qua, questo piccolo incrocio come punto di riferimento. E da questo incrocio che prendete come riferimento, eccoci qua, al Matsuibekkan Hanakanzashi. Ottima struttura, poi trovate tutte le informazioni sul mio sito. Guardate che spettacolare. Già solamente l'ingresso è da 10 lode. Veramente bella. Che dirvi di più? Questo è veramente il top. No, il top del top. No, non è che dico che ci sia uno di ryokan spettacolari, sono molti i ryokan spettacolari di Kyoto, uno è questo. Poi chiaramente se voi andate da questa parte arriverete appunto alla zona del Nishiki Market che ho già citato, ma diciamo che per questo video è tutto, come arrivare al Matsuibekkan Hanakanzashi di Kyoto. Venite a visitare il mio sito www.marcotani.it e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!